Hai appena ricevuto il nostro kit terrario a casa, ma non sai come fare il tutto? Non ti preoccupare, ti accompagnerò io, ti guiderò io in questo video. Sicuramente, se avrai acquistato sul nostro shop online, avrai ricevuto anche questa guida, che ti accompagnerà nella creazione, ma anche nella cura del terrario stesso. Leggiamo giusto qualcosina. Il terrario agisce praticamente come una serra in miniatura. Il principale vantaggio di esso è che assicura un ambiente raccolto e autoregolato alle piante che ci vivono dentro. Quindi il terrario è, prima di tutto abbiamo scelto un contenitore chiuso, che creerà un ambiente chiuso e autoregolato, dove le piante inizieranno a vegetare e inizieranno a vivere all'interno, quindi sarà la loro nuova casa. Ma come dobbiamo fare il tutto? Beh, sicuramente avremo bisogno di alcune cose fondamentali: il biochar, il carbone vegetale, un terriccio come un terriccio per piante verdi, della perlite e della vermiculite. Altra cosa fondamentale sarà la scelta delle piante. Qui nella guida ritroverai alcune piante che riceverai se sono nel kit o delle piante che potrai poi aggiungere in un secondo momento. Alcune per esempio sono le calatea che amano degli habitat molto umidi, delle begonie, delle macodes come la Ludisia, la Macodes, la Dossinia, sono degli orchidee gioiello, quindi sono tutte piante perfette per questi habitat umidi, habitat chiusi come un terrario. Iniziamo a vedere, quindi passiamo al passo successivo e iniziamo a vedere come fare il tutto. Prima cosa, abbiamo bisogno del contenitore. Questo è un contenitore bello grande. Queste sono le piantine che io ho scelto, tutte piante perfette per un habitat umido come un terrario. Allora, iniziamo a creare la composta. Quindi, di cosa avremo bisogno? Terriccio, io utilizzo un terriccio per piante verdi. Eccolo qui, guanti alla mano. Andiamo. Allora, per prima cosa iniziamo ad inserire della perlite. Dovrà essere comunque una composta soffice, non troppo pesante. Voi nel kit riceverete il quantitativo necessario per creare questo, in base al kit che poi sceglierete, quindi il quantitativo giusto e necessario per le piante. Questa è vermiculite. Andiamo a miscelare il tutto. E adesso arriva il momento del biochar. Il biochar eviterà la comparsa di muffe e funghi. È molto probabile che in un ambiente umidissimo come un terrario si presentino delle muffe e dei funghi. Quindi cosa fa? Il biochar va a evitare la presenza di queste, la comparsa di queste. Siamo pronti per il primo strato all'interno del terrario. Con il biochar. Passiamo al primo strato di substrato, quindi al primo strato di terriccio. Altra cosa che vi consiglio è di evitare di fare delle composte troppo alte, quindi rimanete bassi, altrimenti perderemo anche tanto spazio disponibile per la crescita delle piante stesse. E altra cosa fondamentale, perciò vi dico, la guida è importante, informatevi sulle piante che andrete a scegliere all'interno. Non scegliete delle piante che magari non amano un habitat umido. Tipo, a volte mi vengono poste delle domande su: ma posso farlo con le piante grasse? No, non lo puoi fare con le grasse, con le succulente. Se è chiuso, se è aperto puoi pensare di farlo, anche se eviterei. Le piante che ho scelto, qui c'è un capelvenere, una felce, Syngonium, Asplenium, Dizogoteca e Fittonia. Non so se ci entreranno tutte, vedremo, quindi in fase d'opera andremo a vedere. Poi c'è anche del muschio, muschio vivo. Partiamo, io direi, con la pianta. Partiamo con le piante più basse, tipo
la Dianthus, il Caper Venere, ci creeranno proprio un effetto da sottobosco all'interno del terrario. Quindi regaleranno sia lui che la felce un effetto davvero molto interessante. E poi amano l'umidità, sono piante che sono perfette per i terrari. Vado a inserire giusto un altro po' di composta all'interno. Io preferisco evitare quei giochi di colore, a volte si vedono sul web tanti giochi anche con diversi colori, non li preferisco quei giochi col pietrisco, che devo fare, non mi piacciono. Mi piacciono delle cose molto naturali, quindi rispettando i colori naturali, non rosso, verde, giallo, quei colori stravaganti. Rispettiamo i colori della natura. Ecco la prima felce. Poi possiamo fare anche un gioco di altezze, perché no? Ecco, tipo un effetto a collinetta. Questo perché no? Sicuramente regalerà un effetto diverso al nostro terrario, molto più interessante. E voglio provare una cosa. Questo è un'improvvisazione, non era nel programma. Una zattera in sughero, non inserite il legno. Ci sta. Gli attrezzi telescopici, come si dice a Napoli, l'attrezzo fu must. Questo lo inseriamo nel video. Appena arrivati e li utilizziamo anche. Attrezzi telescopici, questi ci vengono in aiuto soprattutto quando dobbiamo fare dei lavori come questi, dei lavori dove siamo scomodi. È vero che la bocca è larga, ma comunque siamo abbastanza scomodi per lavorare. E questo ci viene in aiuto. Allora, la felcetta l'abbiamo posizionata qua. Magari io la sposterei pure, perché avendo fatto questa modifica la possiamo inserire un po' più sotto. Ecco qua. Un po' più sotto. Io qua ho degli altri pezzetti di sughero. Vediamo un po' che ci inseriamo qui. Ci abbiamo anche il singonio, che lo possiamo, vediamo se riusciamo a dividerlo, che ha diversi cespetti. Eccolo qua, nemmeno il tempo di dirlo. Questo cespetto lo puliamo, prendiamo la nostra utilissima pinza. Da dietro io ho un'altra felcetta qui, però ho anche del muschio che possiamo iniziare già ad inserire. Questo è il muschio a cuscinetto, evitate di inserire il muschio quello a zolle, perché nei terrari non va bene. Questo è quello a cuscinetto, quello classico. Questo qui. Eccolo qua. Lo sfaldiamo. Ovviamente cercate di sfaldare anche il pane di radici, quindi andate a rimuovere il suo substrato, quello che più riuscite a fare. Eccoci qua, grazie. Ecco fatto. Un po' di terriccio qui dietro.
Adesso andiamo a lavorarci col rastrellino. Pigiamo leggermente senza scazzottare il terriccio. Tutto leggermente. Ecco qua. Cosa ve ne pare? Andando bene? Poi vediamo un po' questa signorina dove andare a piazzarla. Io direi proprio qua. Ci vuole fantasia, però se non la si ha, comunque seguendo un video come questo la si può ottenere, eh? Stiamo improvvisando qui. Eccoci qua. Un po' di terriccio sulle radici del capelvenere. Ci aiutiamo. Ecco, lavorate meglio con gli attrezzi telescopici. E iniziamo a tappezzare la superficie con dell'altro muschio. Guardate l'effetto. Molto particolare. Continuiamo con il muschietto. Davvero sembra un giardinetto, eh? Mi piace tanto. Anche perché le felci fanno l'effetto proprio del sottobosco. Un altro po' di Syngonium, andiamo a inserirlo, lo sfaldiamo sempre, andiamo a liberarlo del suo substrato. I Syngonium sono piante davvero very strong. Altro no, inseriamo all'interno. Cerchiamo di porla quanto più sotto la parete. Ricopriamo di nuovo col terriccio che avevamo rimosso. Con la parte di sotto schiacciamo leggermente, pigiamo, ecco, vi giro per farvi vedere, pigiamo leggermente senza pressare troppo. I residui che rimangono giù, i residui verdi, andiamo a rimuoverli, che potrebbero provocare dei danni poi una volta chiuso il terrario, che marcirebbero. Mi piacerebbe giusto un tocchetto di colore, non troppo, un tocchettino con le fittonia, ma proprio piccolino piccolino piccolino. Eccole qua, guardate quanto sono carine. Questi, una volta che inizieranno a crescere, come le fittonie, una volta che inizierà a crescere la fittonia, potrete poi anche potarla. Controllate quando inserite le piante all'interno del terrario che non abbiano parassiti, che non siano colpite da insetti fitofagi, fitomizi, da qualsiasi problematica, perché poi all'interno di un terrario potrebbe anche condannarlo a morte, tutto il terrario stesso. Quindi controllate lo stato di salute delle piante che andate a inserire all'interno del terrario. Prendiamo questa. Ci facciamo un po' di spazio e la andiamo a inserire proprio qui sotto. Ecco, buchetto e zac all'interno. Ecco fatto. Ci voleva un tocco, eh? E secondo me pure un altro poco. Sempre spazio,
Vediamo un po' qua che ci abbiamo. Lo andiamo a inserire qui dietro, dai. Ecco qua, alla perfezione. E poi abbiamo quest'altro spazio qui da coprire. Prendo sempre un altro po' di muschio. Muschio ma anche sfagno, va benissimo. Muschio e sfagno, evitate l'altro tipo di muschio che si trova solitamente in commercio, quello che si vende a zolle, che si trova a zolle. Calcolate lo spazio che avete a disposizione e poi andiamo a inserire il pezzetto di muschio. Sotto un pizzico di terriccio, perché ci vuole un pizzichetto proprio, pressate leggermente e andiamo ancora con il muschio. Ce la facciamo qui? Sì, ce la facciamo. Una volta terminata l'opera, possiamo bagnare il terrario sia per le piante sia per pulire le pareti dai detriti che sono rimasti. Quindi munitevi di uno spruzzino che non spruzza. Munitevi di uno spruzzino, mi raccomando, acqua distillata o acqua piovana. Evitate l'acqua del rubinetto, sia per le piante sia per il vetro stesso. Quindi una volta, non esagerate, non gliene date troppa. Poi ogni quanto va annaffiato un terrario? Il terrario può essere annaffiato anche una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo. Quindi evitate di dare sempre acqua, altrimenti cosa succede? Che si fa troppa acqua, quindi si bagna troppo e la composta tenderà a marcire. Tutto il giardino presente all'interno del terrario tenderà a marcire perché c'è troppa acqua. Altra cosa fondamentale, io vi consiglio di coltivarlo o leggermente, proprio un pizzico socchiuso, tipo così, oppure una volta al giorno, una volta ogni due giorni, aprirlo per diversi minuti. Se avete altre domande potete lasciarle qui sotto nei commenti, fateci sapere se vi è piaciuto il tutto, se è stato semplice poi rifarlo a casa, se è stata utile questa guida al terrario. E mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social, su Instagram, su TikTok e su Facebook. Grazie mille per aver visto questo video.